Riteniamo che attorno al 9-10 di aprile, comunque entro la prima quindicina di aprile, potrà essere presentato quello che è il rendering finale. Quindi siamo ad un passo notevolmente più avanti rispetto all'idea progettuale, siamo quasi ad una sorta di preliminare barra definitivo, perché si stanno mettendo assieme i 16, 17, 18 progetti, le proposte formulate da docenti e studenti dell'Accademia per la riqualificazione e la rivisitazione di questa grande area urbana. Il Matusa, il parco del Matusa, come prima dicevamo con il direttore dottor Fiorletta, in realtà sarà una città nella città. Quindi sarà una sorta di microcosmo nel quale dovremo necessariamente andare a ripensare non soltanto quello che è il contesto urbano come verde, ma anche il contesto della socializzazione. Ecco perché lasceremo questo ettaro di verde assolutamente integro, quindi non ci sarà nulla all'interno del parco. Tutto attorno all'ettaro di verde ci sarà un camminamento di 4-5 mila metri quadri, adesso vedremo quella che sarà l'ipotesi finale, per rievocare da una parte quello che è il profilo dell'identità di questo fenomeno, che è stato e rimane un grande fenomeno sportivo, ma è anche e soprattutto un fenomeno sociale di massa, in modo tale che mettiamo assieme la tradizione sportiva con quella identitaria e con la riqualificazione dell'ambiente. Ecco perché, come sostenevano prima i docenti dell'Accademia delle Belle Arti, questo è un esperimento unico nel proprio genere in Italia di collaborazione tra un comune e un'Accademia di Belle Arti che si spinge non soltanto a quella che è la teoria ma anche la pratica. È necessario riqualificare l'ambiente urbano, rivederlo attraverso quella che è la sintesi dei grandi modelli delle capitali europee ma anche mondiali, quindi si sta mettendo insieme tutto quello che è il miglior design che viene fuori da questi grandi suggeritori che sono l'Accademia da una parte, ma anche gli altri assetti che oggi troviamo nella cultura a livello internazionale, quindi non soltanto a livello comunitario, ma anche oltreoceano. L'Accademia curerà, per conto dell'amministrazione comunale, anche il disegno delle rotatorie sulla Montilepini e un restyling dei sottopassi. Con l'idea del buio a colori c'è questa sorta di ossimoro, perché il buio normalmente non può essere colorato, ma se si colorano quelli che sono gli ambienti in cui il buio normalmente dimora come sottopassi, si ha questo grande effetto policromatico, quindi con la sostituzione poi di queste lamelle ogni 6 mesi con le indicazioni, la sostituzione in realtà nel termine di una nuova rivisitazione della collocazione delle stesse lamelle, si avrà la possibilità di entrare ogni 6 mesi all'interno di un tunnel e di uno spazio che sembrerebbe addirittura completamente nuovo. Lo stesso tipo di tecnica sotto il punto di vista della rivisitazione dell'ambiente urbano la stiamo portando avanti anche con le rotatorie, perché all'interno di quelle che sono le 4 grandi rotatorie della Montilepini si avrà la possibilità di ripensare quello che è non soltanto l'arredo urbano ma anche un simbolo, perché ognuna di queste rotatorie avrà un simbolo che viene fuori da quello che è un concept di natura urbanistico ma anche culturale. Quindi anche in questo caso mettiamo insieme quelle che sono le idee di fondo dell'amministrazione comunale con la penna, con il tratto importante dell'Accademia di Belle Arti, che non solo fa arte ma fa anche architettura. Il parco bisogna innanzitutto mantenerlo come memoria storica, come ha detto il sindaco, e lasciare il verde e dare questo polmone e questo parco alla città che ne ha bisogno, cosa che non abbiamo al di fuori della villa comunale. Quindi stando lì in centro della città è un altro spazio verde che può essere fruito tutta la cittadinanza e soprattutto dalla cittadinanza nella parte alta della città. Il verde rimane, praticamente le sedute verranno create attraverso questo disegno del leone su tutta la parte del campo di calcio. La tribuna coperta rimarrà coperta e quindi potrà essere una visione futura utilizzata come seduta per eventuali spettacoli che possono essere realizzati nel parco stesso, quindi creare un palcoscenico al di sotto della tribuna e quindi essere fruibile in quel modo.